Nostra compagnia Simone Ciancio. Simone, si è usciti contro il Varese, però una Juve Stabia che lascia ben sperare per quanto riguarda il campionato. E adesso si comincia a fare sul serio. Sì, ora iniziamo a far sul serio. Abbiamo fatto una buona prestazione. Peccato per il risultato, però ci sono state degli ottimi fraseggi e delle ottime azioni. Ci sono state anche due o tre occasioni che gli altri sono salvati sulla linea. Quindi dai, siamo contenti. Dispiace sicuramente per il risultato perché noi volevamo passare e ora basta, ci buttiamo tutti sul campionato e cerchiamo di far bene e vediamo, ora andiamo a Pescara, la squadra favorita per vincere il campionato, noi dobbiamo fare di tutto per impedirlo. Ti abbiamo visto comunque giocare in due ruoli diversi. Contro Ingubbio, mister Braglia disse: ho provato Ciancio in un ruolo non suo, che però potrebbe esserlo. Sei d'accordo? È stata la prima volta che ho giocato lì e onestamente mi sono trovato bene, ma devo ancora migliorare, cioè devo capire i tempi, devo migliorare su tante cose quel ruolo lì. E mentre col Varese ho fatto il quinto a destra, uno dei miei ruoli che posso fare. Ancora devo trovare bene il feeling col campo perché con l'erba sintetica ancora i cross non stanno venendo bene bene, però dai, ci alleniamo, ci ributtiamo lì e andiamo avanti. Quale pensi che possa essere il modulo giusto per affrontare il Pescara? Una Juve Stabia più attendista oppure una Juve Stabia più aggressiva dal primo minuto per fare il risultato all'Adriatico? Questo dipenderà dal mister. Noi ci mettiamo in base a quello che dice il mister e poi vediamo un attimo. Sicuramente non andiamo lì per fare presenza, andiamo lì per vincere e poi vediamo un po' cosa riusciamo a racimolare. Simone, in generale è meglio affrontare subito una big come il Pescara in campionato o magari avresti preferito trovarla più avanti? No, secondo me può essere una motivazione in più per far bene, iniziare subito col piede giusto. Inizi subito con una big e quindi devi vedere subito di che pasta sei fatto. Qual è stato l'approccio alla tifoseria? Eri abituato comunque a Cittadella che non ha un grosso pubblico? Tifoseria sicuramente è l'uomo in più, in casa si fa sentire, è proprio bello giocare qua in casa. Ora ci deve dare una mano sicuramente in campionato e venire anche in trasferta se possibile.